Una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-sisma all'Aquila, istituita ma non operativa, poiché un gruppo politico non avrebbe presentato al Presidente del Senato Grasso l'indicazione del proprio rappresentante. Tuona l'Italia dei Valori, con il segretario nazionale Ignazio Messina presente all'Aquila. Il Presidente Grasso, simbolo di trasparenza, dica la verità, i cittadini vogliono sapere. I tempi sono finiti e la Commissione non è partita. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo presentato il disegno di legge al Senato. In realtà la Commissione non si è costituita. Da indiscrezioni abbiamo saputo che non si è costituita perché un gruppo parlamentare non ha designato i propri componenti. Noi invitiamo e facciamo appello al Presidente Grasso affinché dica la verità, perché credo che gli abruzzesi e gli italiani ne abbiano diritto di sapere se la Commissione non è partita, per quale motivo non è partita e chi è il responsabile del fatto che la Commissione non si sia attivata. Se no poi li vedremo tutti in campagna elettorale, almeno dobbiamo sapere chi sta dalla parte del cittadino e chi invece l'ha preso in giro. Tutte le iniziative dell'Italia dei Valori, e sono state tante, denuncia Messina, vengono in un certo senso boicottate. La più clamorosa riguarda il disegno di legge di iniziativa popolare sulla legittima difesa. 2 milioni di firme, un 5% degli elettori che sono usciti da casa per l'iniziativa, ma il Senato anche qui non l'ha mai presa in considerazione. I cittadini non vogliono essere presi in giro. L'IDV oggi ha colloquio con l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, per evidenziare i problemi della ricostruzione e dare una mano soprattutto per risolverli. Stando qui all'Aquila, il tema della ricostruzione, soprattutto quella pubblica, noi vogliamo sollecitare l'intervento a tutti i livelli perché si proceda, si acceleri, mentre si sta andando speditamente nella ricostruzione privata, a buon punto ormai si tratta soltanto di accelerare nelle frazioni e credo che ci sia un intento di procedere in questa direzione anche da parte dell'attuale giunta comunale. Il problema grosso sta invece nella ricostruzione pubblica, tanti edifici, tante strutture comunali, regionali, sovrintendenze che sono bloccate.